Venerdì 9 settembre arriverà a Pesaro il grande circo Rolando Orfei, che si tratterrà in zona Torraccia fino al 25 settembre. Una notizia che ben prima del posizionamento dei tendoni, già dalla scorsa settimana, aveva sollevato l'indignazione delle tante segnalazioni di disappunto giunte alla redazione di Rossini TV. Indignazione per una forma di spettacolo circense che prevede lo sfruttamento di animali a fini ludici e ricreativi, sulla quale abbiamo interpellato il Comune di Pesaro per comprendere regolamenti e margini di manovra dell'amministrazione per consentire o dissentire dal concedere suolo pubblico a questi spettacoli. Come giunta ci siamo espressi tutti quanti non favorevoli all'attendamento di questo circo sul territorio pesarese. Purtroppo a livello legale e legislativo non abbiamo strumenti che ci possano impedire di concedere a loro l'autorizzazione all'attendamento. Questo significa che siamo di nuovo in una di quelle situazioni di impasse nazionali in cui si richiede ai comuni di rilasciare dei titoli autorizzativi, ma poi non gli si lascia in realtà la scelta di poter decidere se acconsentire oppure no a quelle che sono le richieste. Detto tutto questo, abbiamo cercato però di garantire il più possibile la salute degli animali, cercando di imporre dei regolamenti abbastanza stringenti per il loro benessere. Sicuramente vigileremo al massimo perché questi animali siano trattati nel migliore modo possibile, quindi senz'altro faremo svariati controlli. Purtroppo, ripeto, noi crediamo che lo sfruttamento degli animali per dei fini ludici e così effimeri non sia rispettoso nei confronti dell'animale, e quindi abbiamo cercato di aprire un dialogo con il proprietario del circo. Sicuramente l'attività circense è un'attività antica che ha una grande storia, una grande tradizione, ma è bene che anche questa grande tradizione si evolva con il passare degli anni e cerchi di sfruttare al meglio e di valorizzare al meglio quelle che sono le grandi professionalità che all'interno del circo si possono trovare, che non includano per forza l'uso degli animali per fare degli spettacoli. Quindi abbiamo un grande rispetto per l'attività del circo, ma senza l'utilizzo degli animali. Il Comune ha anche instaurato una mediazione con la stessa proprietà e gestione del circo. Abbiamo chiesto che tutti gli animali fossero esclusi dagli spettacoli e all'interno di una, diciamo, contrattazione che purtroppo deve avvenire in questi casi, abbiamo ottenuto che gli animali esotici, come ad esempio le tigri, siano esclusi dallo spettacolo. Chiaro che questo non è un risultato che ci soddisfa, però comunque è un passo avanti. Ricordo tutti quanti che queste attività itineranti all'interno del territorio italiano ancora attirano tanti spettatori, attirano tante famiglie, quindi forse è anche il caso che il pubblico pagante cominci un pochino a rendersi conto che questo tipo di divertimento forse non è più un divertimento attuale ed è meglio che vengano proposte attività diverse ai propri figli per far conoscere quelli che sono gli animali e la loro natura. Insomma, il circo si farà, ma se sarà l'ultimo che si vedrà a Pesaro non sembra dipendere dal comune. Ricordo comunque che l'indirizzo che sta dando il governo è l'indirizzo di andare verso piano piano una dismissione di quelli che sono gli spettacoli animati con gli animali. Sono state fatte delle leggi per le quali però mancano dei decreti operativi, quindi speriamo che il prossimo governo prenda anche questo in considerazione fra tutti i problemi che ha l'Italia in questo momento. Detto questo però ricordiamoci che gli animali che in questo momento sono già di proprietà dei circhi devono rimanere dei circhi per tutto il resto della loro vita, quindi rimarranno comunque al seguito delle carovane perché avranno bisogno e necessità di essere comunque mantenuti ed accuditi, quindi sarà un processo un po' lento che richiederà degli anni e quindi ancora per un po' saremo costretti a vedere questi animali al seguito dei circhi.